Benvenuti a questa presentazione della quindicesima edizione del Premio Internazionale d'Angiot. Tra pochi giorni, esattamente il 9 luglio, ad Avezzano si svolgerà questa importantissima edizione e qui abbiamo chi di questo premio, chi lo conosce molto bene, l'onorevole Pezzopane e Stefania, che ringraziamo per essersi ovviamente adoperata per la mia riuscita di questo evento, il presidente del Premio Internazionale d'Angiot, architetto Carlo Fallocco, il maestro Danilo Morzilli, che è il direttore artistico quest'anno di questa edizione, e l'assessore Di Stefano, in sostituzione del sindaco di Avezzano, e assessore al turismo e agli eventi estivi. Quest'anno il premio si arricchisce anche di importanti patrocini, c'è cioè il Ministero della Cultura, il Consiglio regionale d'Abruzzo, la città di Avezzano, la città di Scurcola Marsicana, la Marsica Medievale e Dante 700. E c'è anche la pregiata partnership per l'associazione Argos Forze di Polizia, denominata partner d'eccellenza. Io farei subito partire il video di presentazione del premio e poi daremo la parola all'onorevole Stefania Pezzopane per un indirizzo di saluto e di ringraziamento.
Centro Studi Culturali, Carlo I d'Angiò, la città di Avezzano, la regione Abruzzo, Associazione Argos, Forze di Polizia, con il Ministero della Cultura, presentano la 15ª edizione del Premio Internazionale d'Angiò. Vi aspettiamo per conferire insieme il prestigioso riconoscimento a personalità autorevoli della nostra nazione e del nostro territorio, che si sono distinte nel campo sociale, culturale, storico e musicale. Non mancate, manteniamo vive le radici storiche e culturali del nostro territorio. Abbiamo visto questo bellissimo video che spiega il premio internazionale, quindi questo premio che viene consegnato a, diciamo, a persone che si distinguono in vari settori, in vari campi, quindi dell'arte, del giornalismo, della cultura, della scienza, dell'imprenditoria. È un premio molto importante perché ha tra i vari compiti anche quello di valorizzare il territorio abruzzese, quindi il territorio nazionale. Un premio che ovviamente ci porta indietro nel tempo, ci ricorda nel 1268 il periodo storico della battaglia degli Angioini contro gli Svevi, una battaglia che ha segnato la storia d'Italia e d'Europa e che pone fine alla dinastia tedesca in territorio italiano. Tutto questo organizzato dal Centro Studi d'Angiò, rappresentato qui dal Presidente Carlo Fallocco e quest'anno dal Direttore Artistico Nilo Murzilli, e diamo la parola ad Onorevole Pezzopane, che ringraziamo ancora per essersi adoperata per questo premio che conosce benissimo, essendo anche lei premiata diversi anni fa. Grazie Onorevole.
Allora, come dicevamo, quest'anno la città di Avezzano ospiterà la 15ª edizione, quindi una piazza importantissima. Siamo nel capoluogo della Marsica e ringraziamo ovviamente il sindaco Giovanni Di Pangrazio, che ormai da quasi un anno è divenuto il primo cittadino di Avezzano. E qui c'è in rappresentanza l'assessore Di Stefano, a cui insomma diamo subito la parola per i saluti e di caso. Buongiorno a tutti. Parlare dopo l'onorevole Pezzopane è un onore e un onere, direi. L'onorevole Pezzopane per la nostra provincia, per il nostro territorio, è stato molto importante, perché prima di rivestire questa importante carica è stata presidente della nostra provincia e tanto ha lavorato a che la cultura potesse essere forte collegamento tra i territori di una provincia che è sì molto vasta e che però ha un numero di abitanti che può essere, diciamo così, paragonabile a un quartiere di Roma. E grazie anche all'opera dell'onorevole Pezzopane, i territori, che spesso hanno anche una visione campanilistica, si sono legati con degli esperimenti culturali importanti. Uno di questi è senz'altro il premio internazionale Carlo D'Angiò, premio internazionale che parte dall'intuito dell'architetto Lorenzo Fallocco, che tanto dedica nella sua vita allo studio di questo importante avvenimento storico, che avvenne appunto nella nostra terra, la Marsica, nei piani palentini, citato dal sommo poeta Dante Alighieri come la battaglia di Tagliacozzo, dove senza armi vinse il vecchio Alardo, dove cioè Carlo D'Angiò sconfisse Corradino di Svevia. E in quella famosa battaglia del 1268, tanto importante da cambiare le sorti dell'intera Italia, ma credo dell'intera Europa, se l'epilogo fosse stato diverso probabilmente avremmo avuto un'Italia diversa. Anche Roma sarebbe stata diversa, avremmo avuto altri monumenti, avremmo avuto altri stati. Quindi pensate quanto è stato importante quell'avvenimento, che è venuto a due passi da Avezzano e che, grazie alla direzione artistica del prezioso maestro Danilo Murzilli, persona laboriosa che tanto si sta dedicando a che questo riconoscimento, questo premio, possa avvenire nel massimo rispetto anche delle disposizioni normative, nel rispetto delle disposizioni per la prevenzione del rischio Covid. Nella nostra piazza, di fronte alla Cattedrale dei Marsi, la cattedrale più grande d'Abruzzo, la piazza più grande e vasta d'Abruzzo, quindi sarà una degna cornice per la nostra città e una degna cornice per il premio internazionale D'Angiò. Siamo onorati quasi di iniziare gli eventi estivi della nostra città con questo riconoscimento, che vedrà sicuramente un parterre di ospiti importanti. Io vi saluto a nome di tutta l'amministrazione, del sindaco Di Pangrazio, che proprio nell'ultimo istante di questa mattina ha avuto un forte impedimento, ma che ci teneva particolarmente a essere presente, mi ha delegato. Io sono particolarmente onorato di essere qui con voi e davvero la città vi ringrazia, perché il premio D'Angiò è un esperimento di collegamento di tutto il nostro territorio marsicano, grazie a questa rievocazione storica, culturale, sociale, che porterà benefici anche economici alla nostra terra. Quindi non posso che ringraziare gli organizzatori, il presidente Fallocco, il direttore artistico Murzilli, l'Argos e tutti quelli che patrocinano questo importante evento, in una cornice come questa di Palazzo Montecitorio della Camera dei Deputati, che rende ancora più onore a questa manifestazione. Grazie. Allora, come ricordava l'assessore, proprio questa battaglia, no, storica del 1268, proprio Dante nel suo 28esimo canto dell'Inferno ricorda questa battaglia. Quindi ecco, pensiamo a quante radici storiche ha questo, diciamo, questo premio. E si arriva a questo importante risultato grazie alla sapiente regia dell'architetto Lorenzo Fallocco, che da sempre
quindi ormai da 15 anni dirige questo importantissimo premio, come abbiamo visto con la consegna di importanti riconoscimenti che vanno a premiare illustre gesta, illustre attività nel campo sociale, ma sarà anche arricchito da momenti di, diciamo, di spettacolo, di esibizioni che andranno a corredare questa bellissima manifestazione. Io chiederei all'architetto Vallocco, insomma, di poterci un po' spiegare com'è articolata, no, quest'anno l'edizione, e spiegare anche un po' la suddivisione dei premi, perché abbiamo visto essere forse 3-4 premi di natura comunque diversa. Prego, architetto, e soprattutto complimenti per dare questo forte segnale, dicevo, di valorizzazione anche alla regione Abruzzo, al territorio marsicano, ma tutta di riflesso a tutta l'Italia stessa. Un saluto a voi tutti, a tutte le autorità presenti, all'onorevole dottoressa Sì, più è meglio, architetto. Pezzopane, la struttura che da quest'anno ci accompagna come partner di eccezione è Argos Forze di Polizia, l'amministrazione comunale della città di Avezzano che quest'anno ci ospiterà, diciamo, per la seconda volta alla direzione artistica del maestro Murzilli. Sono molto emozionato, ecco, di fare questa conferenza stampa qui e quindi di esporre il Premio Internazionale Dan Gio che arriva alla 15ª edizione. Come voi avete, ecco, sentito prima, la parte storica è già stata ampiamente discussa, quindi dirò come è articolato effettivamente il premio. Il premio viene consegnato a personalità che durante l'anno, negli anni passati, si sono distinte a livello locale, nazionale e anche internazionale sui diversi campi dello scibile e quindi hanno reso grande, appunto, oltre che il nostro territorio abruzzese, ma anche quello diciamo nazionale, italiano. Il premio consiste in una scultura in bronzo particolare che riassume un po' tutto il discorso del Cavaliere Angioino, Carlo I d'Angiò, della terra marsicana e non a caso anche delle piccole Guglie che sono i cosiddetti cugini d'Oltralpe, la Francia e la Germania, perché questo evento è stato così discusso tra due diverse nazioni, la Francia con Carlo I d'Angiò e la Germania con Federico II, il suo ultimo discendente, il nipote Corradino di Svevia. E abbiamo poi, diciamo così, altri premi all'interno del nostro premio d'eccezione che sono il Guerriero di Capestrano che rappresenta la regione Abruzzo perché la battaglia si è svolta nella regione Abruzzo. Poi abbiamo il RAL che è un riconoscimento particolare proprio della terra marsicana che viene assegnato lo stesso a personalità prettamente locali. E poi abbiamo l'ultimo sigillo che è quello effettivo storicamente registrato anche nei registri angioini, che è il sigillo abbaziale di Santa Maria della Vittoria, con lo stemma che Carlo I d'Angiò nel 1278, nella consacrazione del tempio più grande e più potente dell'Italia meridionale, volle concedere alla sua abbazia cistercense. Ce ne sono due in Italia, questa per la battaglia dei Piani Palentini, detta di Tagliacozzo, e quella del 1266, battaglia di Benevento, ma svoltasi a Scafati. È particolare questo evento perché racchiude in sé tutta la storia e tutta la fine dell'impero di Federico II, dello Stupor Mundi. È un qualcosa che la Marsica dovrebbe andare fiera. Abbiamo trovato una stretta collaborazione con la città più grande del territorio marsicano, che è Avezzano, questo ci fa enormemente piacere, e stiamo portando avanti un progetto di rete di collegamento tra comuni che si chiama Marsica Medievale, che cercherà nei prossimi anni di essere il volano e la ripartenza del centro Italia. Io rinnovo a tutti i miei più ringraziamenti, rinnovo ancora per diciamo, l'ospitalità, ma per l'interessamento l'onorevole dottoressa Pezzopane, che diciamo ci ha accompagnati dall'inizio. Abbiamo iniziato un percorso con l'onorevole, ricordo, quando era presidente della provincia dell'Aquila, che invitammo, guardate un po', con la direzione generale, allora
direttore generale di Pangrazio proprio, invitammo la città di Landshut, di Corradino di Svevia. Vennero e cominciammo a fare un percorso con i sindaci. Iniziammo lì, questa cosa è andata sempre di più crescendo. Allora non esisteva il premio, lo creammo insieme, siamo arrivati alla 15ª edizione, speriamo di fare meglio. Gli artisti che porteremo quella sera saranno molto molto importanti a livello internazionale e quindi io invito tutti a partecipare la sera del 9 luglio alle 20:45 nella città di Avezzano, in Abruzzo, provincia dell'Aquila. Un saluto a tutti voi, grazie. Allora, io prima di far partire anche il video dell'Associazione Argos e Forze di Polizia, che quest'anno è per la prima volta partner di questo premio, richiamerei l'onorevole Pezzopane qui accanto a noi, perché durante il suo saluto purtroppo il microfono non era attivo. Grazie, grazie ancora, e a questo punto farò il saluto conclusivo invece che il saluto inaugurale. Per chiudere la conferenza stampa così puntuale e così significativa di questa 15ª edizione del premio D'Angiò, c'è poco da dire a quello che avete detto voi. L'articolazione degli interventi ha consentito di affrontare sia l'aspetto istituzionale con il rappresentante del sindaco di Avezzano che ha giustamente colto l'importanza e la forza di svolgere questo evento nella grande piazza di Avezzano davanti al Duomo, in una piazza molto partecipata durante la giornata e che in quella serata lo sarà ancor di più, per dare il senso di una comunità che si ritrova e che sa apprezzare i talenti e sa essere riconoscente nei confronti di chi più sa e di chi più può fare. E quindi davvero questo è un segno importante. Poi l'architetto Fallocco, presidente del premio, che ha giustamente ricomposto nel suo intervento anche l'aspetto storico, che è l'aspetto di fondo, perché il premio esiste in quanto ha voluto il presidente e tutto il team che lavora attorno a lui valorizzare una grande, prestigiosissima figura della storia italica che con le sue gesta ha contribuito anche al cambiamento della storia d'Europa. Quindi una figura importante che andava giustamente valorizzata, riconosciuta attraverso una serie di simboli che poi sono stati ricercati nel corso del tempo e che hanno rappresentato i vari aspetti. E poi in conclusione un ringraziamento naturalmente al direttore artistico, musicista, maestro Danilo Murzilli e quindi Argos, Forze di Polizia. Mi ripeto, ma ci tengo a dire quanto questa associazione abbia un prestigio e una qualità riconoscibile dalle azioni che compie, dal lavoro quotidiano che svolge e dall'autorevolezza con cui anche svolge questo ruolo associativo che unisce le forze di polizia a cui ovviamente loro appartengono alla solidarietà. In un momento particolare della storia del nostro paese alle forze di polizia va dato il plauso e il ringraziamento costante perché con il loro agire garantiscono sicurezza e serenità alla nostra gente, ma in Argos si unisce alla qualità delle professionalità che svolgono costantemente il loro compito, si unisce la energia organizzativa volta alla solidarietà. Quindi si uniscono oggi tante forze in campo, tante energie, e per dare il 9 ad Avezzano e all'Italia intera l'occasione di un premio di altissima qualità. Quindi davvero un ringraziamento di nuovo a tutti per questo infaticabile lavoro
che produce però cose concrete e fatti che ci fanno onore. Grazie ancora, onorevole Stefania Pezzopane. Adesso andiamo in chiusura, andremo a vedere un brevissimo video del partner dell'associazione Argos Forze di Polizia, che il 9 sarà presente con una delegazione in Marsi, che ringraziamo di nuovo l'architetto Fallocco e il maestro Murzilli per aver coinvolto la nostra associazione in questa bellissima, importantissima e storica manifestazione. Grazie, grazie a tutti e vi aspettiamo a questo punto il 9 di luglio ad Avezzano per questa 15ª edizione. Grazie anche al maestro Murzilli che ha composto questo inno che accompagna tutti i nostri eventi, questo inno ufficiale molto bello, tra l'altro lo ringraziamo e vi aspettiamo il 9 ad abbracciarvi un po' tutti, come diceva l'onorevole Pezzopane, e poi l'inizio di un ritorno, speriamo, alla normalità. Grazie a tutti e buona giornata.